La tipica tradizione calabrese della frittulata si rinnova come ogni anno con il club Valle del Savuto di Toronto. Circa 300 persone sono intervenute alla frittulata Dinner Dance promossa dal club Valle del Savuto di Toronto per rinnovare un'antica tradizione calabrese, quella della frittulata. La festa è iniziata con l'esecuzione degli inni nazionali canadese e italiano. Hanno fatto gli onori di casa Tony Serravalle, presidente del Club Valle del Savuto, e l'intero comitato. Questa sera è una grande gioia condividere questa serata insieme a tutti voi. Voi siete il terno di questo nostro sodalizio, perché ci aiutate e ci date il coraggio e l'energia per mantenerlo sempre vivo. Tanto è che, come vedete, stasera festeggiamo la frittulata. La frittulata è una tradizione che nelle nostre parti era molto rinomata. L'uccisione del maiale in Calabria era un vero e proprio rito collettivo di tipo liberatorio e allo stesso tempo propiziatorio, durante il quale il pericolo delle forze della natura veniva imprigionato in un rito simbolico e culturale. E noi dobbiamo essere grati che Tony Serravalle e tutti gli altri si dedicano per mantenere questa grande cultura, questa grande comunità unita e forte. Io voglio congratularvi con tutti quanti voi che continuate a partecipare. Solo così possiamo veramente andare avanti e mantenere questa bella grande cultura che noi portiamo avanti. Il vincolo che noi abbiamo con la nostra Italia, con il nostro paese, con la nostra Calabria, è un qualche cosa che non si può dimenticare, ed è questo amore, questa grande passione che ci lega a noi, al nostro paese, alla nostra comunità e alla nostra cultura. Il tipico detto popolare «ru porco non si etta nenti», del maiale non si butta via nulla, sta ad indicare che durante tutta la fase dell'uccisione e della macellazione si trae qualcosa di utile da ogni parte dell'animale. La frittulata appunto ci riporta in mente tutte quelle nostre cose antiche, non solo la ricorrenza, le feste, ma anche, come dicevo, questa memoria che ci dà un senso di identità. È un modo come un altro per fare cultura, anche se forse cultura con la C minuscola in questo caso. Comunque ci dà l'occasione di ritrovarci insieme e di parlare e ricordare cose che ci accomunano. Il giorno della macellazione del maiale, risorsa di lusso per molte famiglie, di norma si faceva una festa in cui si consumavano appunto le frittole, lasciando le parti più nobili per la conservazione come insaccati. The frittulata is an annual occurrence that is a manifestation of cultural as well as a traditional experience. This is something that we all enjoyed when we were young people, when we had our parents that were enjoying the great gifts of life by celebrating and by making sure that every piece of the pork is going to be cooked in a proper way and for the future generations. This is something that it's a tradition, it's a customs, it's the uses of making and being very creative in their food and the food management of the years when people remember the humble beginnings. And therefore, it's in the spirit of the humble beginnings that we enjoy the celebration of tonight. C'era tanta gioia una volta, quando si facevano tempi fa, mi ricordo della felice memoria di mia mamma, dei vicini che ci si invitava
da una casa all'altra e si era così felici. E così questa sera abbiamo in un certo senso voluto ricordare quel senso, diciamo, di antichità, ma quel senso bello che univa le famiglie, che purtroppo oggi bisogna stare attenti, che la famiglia, anziché essere unita, cerca di dividersi. E noi con questo pensiero abbiamo cercato di portarla un'altra volta ai tempi di una volta. Questa sera ci siamo riuniti qui a questa banquet, che sarebbe la Julius Banquet Center, dove stiamo festeggiando la consueta frittulata che ogni anno noi assiduamente facciamo. È una tradizione che era molto rinomata nelle nostre parti, e era rinomata perché portava allegria nelle case, portava gioia a tutti coloro che erano coinvolti, e di più poi si invitavano anche le persone più aristocratiche dei paesi, e di più alla fine poi si concludeva sempre con il ballo. Questa è una tradizione che purtroppo in Italia non si verifica più, ma noi qui a Toronto, con il nostro sodalizio alla Valle del Savuto, Social Cultural Club, la vogliamo mantenere sempre viva, perché mantenere viva le tradizioni è una cosa spettacolare, una cosa speciale, e che purtroppo, come ho appena detto, che queste tradizioni in Italia non esistono, ma noi qui gelosamente ancora qui noi le conserviamo e cerchiamo di mantenerle vive ancora per molti e molti anni a venire. Il Club Valle del Savuto è uno dei più rappresentativi dei calabresi di Toronto. Del suo esecutivo fanno parte anche persone di altre regioni d'Italia. Questa bella serata dove ci siamo tutti divertiti e diciamo che si ripete ancora già da tanti anni, e vogliamo ancora proseguire questa frittulata che ha che origine calabrese. E io, essendo un laziale, ma mi sento anche più calabrese di tutti quanti. Sono stato particolarmente impressionato, diciamo, dal fatto che queste tradizioni che appartengono alla nostra terra vengano conservate così attentamente, scrupolosamente. Qui fondamentalmente ho capito che il nostro patrimonio viene custodito prevalentemente all'estero. In tutte le manifestazioni del Club della Valle del Savuto è sempre presente Padre Eugenio Filice, guida spirituale del sodalizio calabrese. Siamo quasi alla fine di questa serata meravigliosa, con amici, conoscenti, con quelli del gruppo e altri che sono venuti da fuori, per celebrare la nostra amicizia, soprattutto all'inizio dell'anno, in nome e nel ricordo delle tradizioni basate su una delle cose più belle calabresi, che è quella della gioia intorno al porco, al maiale, che è il simbolo un pochino della sopravvivenza delle nostre famiglie. Quindi c'è stata musica, c'è stato un pranzo meraviglioso, c'è stata la gioia di sentirsi assieme, e quindi noi, attraverso questa esperienza qui, vogliamo consolidare quelli che sono i legami di gruppo, e vogliamo che queste cose rimangano, perché sono delle cose che ci ricordano la vita che abbiamo trascorso in Italia, e nello stesso tempo sono un elemento veramente di unità, di comunione, di gruppo. Possiamo dire che attraverso queste celebrazioni noi ancora una volta parliamo a quello che è la nostra identità di gente del sud che ama stare assieme, che sono come dei maestri nella ospitalità. L'allegra serata si è conclusa con danze sfrenate al ritmo della musica DJ di Dominic.